Sì. Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti e benvenute e benvenuti. Siamo a quelli di Bayborg per la finale di andata Coppa Piemonte per la seconda, terza categoria. Avete sicuramente visto i nostri social, avete visto la locandina. Quindi finale di andata questa sera, buonasera a tutti. Si incontrano i verdi del Bayborg contro gli azzurri del Rebaudengo, mister Massimo Masinari. Siamo in campo da qualche secondo, campo in erba ma non in grandi condizioni, ci hanno detto i nostri amici che sono arrivati in campo. Terreno che si è asciugato, ma dicono che è pesante, quindi come sempre vinca lo sport, mi raccomando, salutiamo tutti quanti. Come faccio sempre, come farò sempre, saluto la società che ci ospita, quindi il Bayborg, saluto il presidente, il direttore sportivo, il direttore generale, il mister, la panchina, eccoli qua, la panchina, il mister, i dirigenti, i ragazzi, il capitano, calcio d'angolo e poi naturalmente i tifosi, quelle tribune stanno già riempiendo al limite della capienza, ecco la curva a sinistra dove c'è i tifosi del Bayborg, eccoli qua, a mia sinistra, i tifosi a destra, questi qua del Rebaudengo. Cominciamo a conoscere un po' il campo, quindi primo calcio d'angolo per quanto riguarda il Bayborg verde. Salutiamo anche il capitano, penso che il signore è qua, il ragazzo sia il capitano, parte il calcio d'angolo. A breve le formazioni delle squadre, della formazione del Rebaudengo. 14 marzo 2024, le squadre si stanno studiando, gara importantissima, finale di andata, quindi Coppa Piemonte, quindi è sicuramente un grande appuntamento per due grandi squadre che hanno fatto un bellissimo cammino di Coppa. Salutiamo anche i tifosi del Rebaudengo che sono qua alla mia sinistra, alla mia destra, sono dietro di me. No, non c'è. Anche il nostro direttore generale Roberto Arena qua alla mia destra, c'è proprio tutti, il direttore sportivo. Tra 15 giorni, mi raccomando, la gara di ritorno. Attenzione, perdiamo la palla. La riconquista a Line. Campo in erba, campo in erba, terra, potete vedere voi. Ancora Line. Siamo al quarto minuto. Rimessa da fondo campo dal portiere del Bayborg, ecco che le ha, lancio lungo, la palla supera il centrocampo, ancora un fallo del nostro difensore, ah no, un fallo sul nostro difensore. Ecco la formazione di oggi, di questa bellissima 14 marzo, numero 1 Barbieri, numero 2 Reda, numero 3 Tajani, numero 4 Fall, numero 5, numero 5 Messa, il nostro capitano, numero 6 Amadou, numero 7 Giordano, numero 8 Aline, numero 9 Nizar, numero 10 Perez, numero 11 Paun. Attenzione! Paun tiro, palla! Quinto minuto! Paun! E vai! Sfrutta un bellissima azione! Minuto 1-0, quindi ha segnato Paun, un lancio lungo e un problema difensivo, penso, e l'emozione è forte ancora dalla parte opposta a Nizar, i tamburi sono della società Bayborg, eccoli qua con le loro bandiere. Ci vuole proprio una finale così, con tamburi, con grande pubblico. Ecco, ne stanno entrando altri, eccoli qua. Mio fratello è di Margaretto! 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 Mio
salutiamo anche i tifosi del Vejborg. Bella coreografia, una finale sicuramente di andata di valore. Piazzala così, via lunga, tutti fuori. E naturalmente salutiamo anche la panchina del Re Bodengo con mister Massimo Masinari, con Franchi, con Alberto Messa, con Walter Passarino, dirigente Guardaline. Salutiamo anche Gino che è qua alla mia destra, Marco vi auguro di divertirti, di divertirvi con il grande calcio del Re Bodengo. Ecco la palla conquistata da Borgaretto sulla fascia destra, prova il lancio lungo, interviene Federico Messa, prova a intervenire ma chiude bene il difensore e poi in seconda battuta ci pensa poi Reda, ma vediamo un pochettino l'arbitro dal fallo a favore del Borgaretto, forse gioco pericoloso di Federico Messa. Sì, è così. Una birra a teschio. Punizione va il numero 10 che penso sia il capitano, e quindi salutiamo anche il capitano e tutti i tuoi colleghi presenti a disposizione. Quindi punizione per il fallo di Federico Messa e la palla termina fuori, ma è stato un tiro abbastanza pericoloso. Riprendere a commentare qualcosa, gara non facile, grande pubblico, eccoci qua, siamo tornati sentibili. Punizione, anzi laterale, battuta, spizzica qualcuno, libera la difesa del Re Bodengo, ancora prova a partire Nizar, ma è bloccato bene dall'attaccante, dal difensore. Apertura ancora sulla sinistra, il Bebo prova a spingerci dopo il gol iniziale di Paun. Parte un cross, attenzione, il capitano, tiro è bravissimo! Il nostro portiere Barbieri in calcio d'angolo. Undicesimo, quindi calcio d'angolo. Non so se ti arrivano le mie parole, proviamo a commentare questa bellissima partita. Calcio d'angolo battuto, si impadronisce della palla il nostro Barbieri, che ha fatto già una bella parata qualche istante fa sul tiro del capitano numero 10. Arrivio Barbieri. La palla va sulla destra. La palla sulla linea, prova a aprire sulla fascia sinistra. Si spinge di nuovo Paun che serve Tajani. Prova il passaggio lungo. Ancora la palla al cuore da Paun che prova a liberarsi di un avversario. Tajani, passo cross. Urco Boia, leggermente in ritardo il destro Nizar. Ancora la faccia. Dodicesimo, 1-0. Le squadre stanno affrontando su questo bellissimo impianto. Non so se la mia voce vi arriverà, ma è veramente un tifo assordante. Con le loro bandiere, con i loro tamburi, il Vejborg. Punizione battuta, la palla recuperata ancora dal, sempre dal Re Bodengo. Dopo delle grandi occasioni, abbiamo visto tutti i giornali, Sprint e Sport. Attenzione, la palla ancora lì, recupera il portiere a fondo campo. Abbiamo visto tutte le strategie giornalistiche, abbiamo visto tutte le emissioni collegate, c'è anche DAZN, eccolo là in fondo, avete vedere lo sponsor. Sky, Mediaset, la Rai per questa finale di andata. Laterale per il Vejborg,
fascia sinistra. Ancora la palla sulla sinistra, parte un cross del Borgaretto, esce ancora il capitano, prova un tiro, ancora fermata la palla, libera il nostro difensore. E il numero 10 sta dando qualche diretta a capo alla nostra difesa, ancora prova a recuperare la palla a fallo. La palla ancora su Max Barbieri che libera, un po' di fumogeni stanno disturbando la qualità video, fallo sul nostro giocatore. Con l'occasione voglio salutare tutti i tifosi del Rebaudengo, saluto con affetto Ciro Carta, come sempre, e naturalmente saluto anche Alba Miranda, con affetto anche lei, un'altra amica del grande calcio, amica del Rebaudengo. C'è ancora i fumogeni, quindi adesso non riusciamo neanche più a vedere, oltre che sentire. Vediamo un po' se passa questa fumata. Libera la difesa, va a chiudere ancora Tajani, prova a lanciare la palla ancora buttata dalla Aline. Vediamo campo in erba terra. Prova ancora a partire, fallo. Quindi penso il nostro Amadou dalla Costa Nebbia dovuto a fumogeno, si vede ben poco, però sta passando. Adesso arriva un altro fumogeno, un altro colore, sta arrivando anche il rosso. Un altro fallo a favore del Borgaretto, punizione del Bayborg. Ecco, sembra passato questo colore giallo dalla tribuna qua. Punizione, attenzione, pericolosa come la punizione del Bayborg, verde. Parte il fischio, parte la punizione e il mio e il vostro Max Barbieri recupera la palla. Rilancia Giordano, dà la palla a Perez. Libera ancora Federico Messa su Tajani, che va a partire sul piano sinistra. Libera la difesa, ancora la palla su, penso, Aline. Questo è il secondo fumogeno. Ancora Tajani, parte un cross! Ed è bravo il portiere. Laterale per il Bayborg, questo è il secondo fumogeno che per fortuna è passato anche questo, ma sta dando difficoltà visive e respiratorie. La palla liberata ancora, arriva in area di rigore. Attenzione, libera il Rebaudengo. Attenzione che stiamo rischiando veramente tanto, forse è l'emozione della finale. Ancora la palla in area di rigore, ancora il Bayborg. Bayborg per sulla sinistra, parte un cross, tiro. E ancora Max Barbieri, protagonista. Ancora la palla su Nizar che perde il confronto con l'avversario. Ancora penso Amadou, Aline che apre per la sua destra per Amadou. Ancora la palla, Perez prova a mettere il piede, recupera la palla ancora il Bayborg. Ancora il nostro fall. Oggi abbiamo due squalificati, abbiamo Papa e Neza, indisponibile il nostro Turei. La palla ancora colpisce Reda, ancora Giordano centralmente per il numero 8 che apre bene sulla sinistra. Attenzione, parte cross, libera ancora la difesa del Rebaudengo con tanta difficoltà. Ancora il Bayborg fa una fascia destra, prova a lanciare Nizar, palla deviata laterale. Laterale va destro, fall. Oggi sulla destra falla, sulla sinistra Tajani. Difesa Reda e Messa, ancora liberata la palla, ancora la palla su Falla, la palla su Paun, prova a aprire per Perez, tiro deviato, ancora Tajani, tiro e la palla masticata. Palla sbagliata, recupera ancora il Bayborg, fascia centrale. Si è calmato il tifo, possiamo parlare con voi qualche istante? No, ancora la palla lì, palla esce. 21esimo, 1-0 con di Paun al quarto punto minuto del primo tempo. Ancora la palla raggiunta dal Rebaudengo. Salutiamo ancora tutti i tifosi, anche quelli neutri, quelli che non ci sentono come me,
libera davanti, intanto abbiamo Pauna e Izar, la palla ancora lunga per Pauna, tiro! No! La palla esce di poco, 22esimo! Calcio d'angolo, il direttore di gara, e quindi batteremo il calcio d'angolo, una deviazione, ha visto lui, ecco il fondo pubblico, sta ancora entrando, quindi altro record in caso questa sera. Calcio d'angolo della fascia sinistra, va a battere, e chi lo vede? Penso a Line. L'arbitro fischia, ma tutto il calcio d'angolo bello, pizzicano un po' tutti, la palla va su Nizar, controlla con difficoltà, lancio lungo, Tajani bravo, ancora la palla sul Nizar, eccolo qua il numero 9, non controlla bene, ancora Federico Mesta, la palla su Aline, ancora la palla sulla destra, prova a lanciare lungo per Paun, penso, la palla però sta scivolando, no, è ancora buona, Paun, la palla esce, laterale battuto, ancora la palla su Giordano, si controlla, fallo di mano del giocatore del Babel, del capitano, ma l'arbitro fa continuare, attenzione, parte contro piede dalla fascia destra, interviene ancora Line e butta la palla fuori, ma l'arbitro dice fallo, con me non c'era il fallo, palla piena, punizione, siamo adesso al minuto 24, due belle occasioni del Re Baudengo e altrettante del Babel, dove ha visto protagonista il nostro Massimiliano Barbieri, parte la punizione, la palla liberata da Amadou, parte Paun, portiere di testa, bravo a liberare, ancora sulla destra, prova a intervenire Nizar, ma la palla esce, Amadou prova di nuovo a lanciare Paun, fascia destra, ancora la palla sulla destra, vediamo un pochettino come si svolge questa azione, la recupera ancora il Bayborg, ricordo entrambe squadre di seconda categoria, quindi due grandi squadre, sia il Re Baudengo, mister Massimo Masinari, che la squadra ora in quadra del mister del Bayborg, ancora il capitano che spazia da una parte all'altra, ancora Tajani fascia sinistra, prova a partire, l'impallo ci favorisce, 26esimo, sempre 1-0, sempre qui a campo del Bayborg in questa finale di andata tra i verdi del Bayborg, attenzione, attenzione, mamma mia, ci teniamo in laterale, un rinvio non convinto e la palla è preda del Re Baudengo, vedete ancora qualche fumogeno, ecco il bellissimo impianto, ancora tutto il laterale, ancora prova a partire ancora il Bayborg, attenzione e la palla termina a fondo campo, Nizar fascia destra, si sovrappone Paun, recupera la palla, libera ancora però la difesa del Borgaretto, del Bayborg, la palla però termina fuori per la difesa del nostro Fall, grande tifo stasera e sì, sicuramente gusterete la partita, i cori più che i miei commenti, ancora la palla recuperata dal Re Baudengo, prova ancora e la palla termina a favore ancora del Bayborg, Tajani apre per Giordano, l'arbitro fa continuare, secondo me c'era il fallo, secondo me c'era il fallo su Giordano, una spallata, l'arbitro ha fatto continuare, 29esimo, ancora la palla in laterale, temperatura sempre alta qua sulle tribune del Bayborg, ancora la palla
palla arriva all'attaccante del Berico che limite dell'area, si prepara il tiro. Ancora la palla è quadrata da Giordano che prova a partire ma si guadagna un bel laterale. Laterale battuto adesso, la palla su Aline che libera, prova a Giordano, la palla ancora in laterale per il Rebaudengo, un altro fumogeno, mamma mia! Va tutto bene ma i fumogeni, siamo in un stadio gremito e danno sicuramente fastidio sia alla vista che alla respirazione. Ancora Aline prova a fermare la palla, ancora Reda che va a chiudere, ancora Aline. Aline apre sulla destra per Falla, Falla controlla, lancio lungo su Lizar, si spizzica per Paun, Paun prova a lanciare forse Giordano ma recupera bene la difesa, ancora il capitano del Beibor, salutiamo ancora il capitano e tutto ciò che è Beibor. Fallo, punizione, 32esimo, esce Aline per obblighi di gara ma è pronto a rientrare, parte Federico Messa, palla arriva in area di rigore, spizzica il difensore, la palla ancora su Perez, penso il numero 10, apre sulla destra per qualcuno che non riusciamo a capire, parte un cross di sinistro, la palla esce laterale battuto penso da Falla, la palla arriva a zona, attenzione tiro di Nizar ma è abbastanza telefonato il tiro, recupera il portiere del Beiborg con un bel completo rosso, lancio in avanti, ancora Falla che libera, ancora la palla in zona sinistra, interviene ancora penso Amadou. Tra primo e secondo tempo ci saranno poi il numero di spettatori paganti e abbonati per questa finale di andata. La palla ancora recuperata dal Beiborg, fascia sinistra, attenzione, siamo un po' aperti, buco di Aline, meno male c'è Tajani che dà la palla a Giordano, Giordano ancora la palla su Giordano Perez, la palla sulla destra per penso Amadou e lancia Paun, fascia a destra, parte un bel cross, Nizar prova a colpire, libera la difesa, ancora la palla al capitano che parte, fascia a destra, attenzione capitano, lo sportella Tajani ma interviene poi in seconda battuta Reda, ancora Tajani, ancora Aline, bravo Aline con la calma olimpica, lancia in avanti per Nizar, uno contro uno, Giordano, Giordano, Giordano si allunga la palla e la recupera il difensore, Perez fallo di mano, punizione per il fallo di mano di Giordano, di Perez, ancora la palla su Amadou, libera due volte, ancora la palla sulla fascia, recupera la palla ancora Amadou che prova a lanciare Giordano, poca forza in questo tiro, recupera la palla il Beiborg, lancio lungo, bello lo stop dell'attaccante, penso ancora il numero 10 del Beiborg, prova a lanciare lungo, ancora Tajani ferma bene in collaborazione con Reda, fallo e l'arbitro non tira fuori nessun cartellino. Si è ripreso Reda da questo colpo ricevuto, adesso va alla punizione il nostro capitano Federico Messa, lancio di destro, la palla supera il centrocampo, ancora lo stop del numero 2 penso del Beiborg che prova a lanciare sulla sinistra, va a chiudere Falla, la palla però viene recuperata dal giocatore del Beiborg, tiro, gol, deviazione, incolpevole il nostro Barbieri. 37esimo, quindi 1-1, tiro dell'attaccante del Beiborg, sembrava un tiro innocuo, è stato dichiarato dal nostro Falla, penso, deviazione netta e quindi niente da fare per il nostro Massimiliano Barbieri. Calcio d'angolo va Tajani sulla fascia destra, 38esimo, veramente non ci voleva questo pareggio. Parte il calcio d'angolo, scivola Tajani, la palla ancora sulla fascia. Laterale va adesso Fall, 1-1 quindi dopo il gol di Paun, il pareggio qualche istante fa del Beiborg. Laterale battuto, la palla arriva di rigore, attenzione, la palla in calcio d'angolo nuovamente. Calcio d'angolo dalla destra, adesso va penso Paun. Parte Paun, la palla arriva di rigore. Ancora la palla
fine, attenzione, tiro, la palla esce. Calcio d'angolo dalla destra, ancora Paun. Libera ancora, penso, il numero 6 del Bayburg, la palla ancora in area di rigore, libera ancora nuovamente, la palla ancora su. In area di rigore, batti ribatti. Riparte adesso il Bayburg, fascia sinistra, attenzione, siamo 2 contro 1, ma interviene ancora Mesta, che è Tajani, libera di sinistro, la palla ancora in quella fascia, ancora Tajani che si è allargato per coprire, ancora Perez perde la palla, la recupera, fallo di Perez, battuta veloce la punizione, ancora il Bayburg prova a entrare, fascia sinistra, entra in area di rigore, l'arbitro dice continua a correre. Si è ripreso Max Barbieri, ha fatto un altro grande intervento, questa volta su una palla lunga, è rientrato nella sua zona di competenza il nostro Barbieri, ancora la palla sulla sinistra, ancora Bayburg esce, ma esce anche Renaudengo, ancora la palla è completata però dal Bayburg che spinge di più, la palla lunga va adesso il numero 10, penso a recuperare la palla, si porta verso la bandierina, va a chiudere Giordano in collaborazione con Tajani, ancora la palla qua, torna indietro ma la recupera Paun, prova a lanciare Nizza che era in fuori gioco, la recupera ancora il Bayburg, fascia a sinistra, sempre la palla sulla zona sinistra, entra in area di rigore l'amico del Bayburg, passion cross, esce bene il nostro Federico Mesta, ancora la palla conquistata ancora dal Bayburg, apertura dietro. Tutto buono, dice il direttore di gara, recupera questa la palla ancora Amadou, lancio lungo su Nizar, si è visto poco oggi il nostro Nizar e la palla termina fuori. Laterale battuto, 44esimo, quindi stiamo avvicinando al tè caldo. Ancora la palla di Giordano che prova a aprire a memoria su Paun, controlla come può, ancora Nizar. Che viene un po' bruscamente Nizza, la palla ancora su Aline che perde la palla, va a protestare con l'arbitro, ma bisogna giocare, se l'arbitro non fischia, attenzione Piero di sinistra, calcio d'angolo, dice il direttore di gara, calcio d'angolo 44-14, dice il direttore di gara, ci sarà un calcio d'angolo molto veloce, ecco la palla ancora sulla sinistra, parte un cross di destra fermato dal nostro giocatore, penso Perez, parte Nizar, supera il centrocampo, Nizar 1 contro 3, lancio ancora lungo, si interessano gli attaccanti che erano in fuori gioco del Bayburg, ancora Max Barbieri libera, 45-05, la palla ancora fascia destra, prova a lanciare avanti Amadou, e con questa palla ancora il capitano che apre sulla destra per il laterale, ancora il capitano che conquista la palla, si accentra, apertura sulla sinistra, bella per l'amico numero, per il laterale sinistro del Bayburg, ancora il numero 10, Barton Cross, ennesimo calcio d'angolo. Si potrebbero un po' confondere i colori verdi e blu, l'arbitro ha dato l'ok a questi colori e quindi si prosegue, quindi parte il calcio d'angolo, siamo nella fase di recupero, battuto sul secondo palo, attenzione, libera ancora falla, non completamente, poi esce Barbieri, recupera il nostro giocatore che rimane a terra. 46-50, 1-1, si prosegue, tocca la palla a Perez, non completamente, ancora fall, prova a aprire sulla sinistra per Tajani, attenzione questi errori, ancora il numero 10, prova a partire Tajani in laterale, ancora la palla sul lato, la palla rimane di rigore, ancora il capitano, Tajani interviene, non riusciamo a liberare con precisione, ancora la palla qua sul numero 7 Giordano, l'arbitro fischia alla fine del
primo tempo. Bentornati da Marco, sono rientrate le due squadre, abbiamo già visto un primo cambio, è entrato Idris sulla... è uscito Perez, è vero. Quindi primo cambio nelle file del Rebodengo, è uscito Perez, è entrato Idris. Dopo il primo tempo 1-1, bel gol di Paun, poi il pareggio degli amici del Bayborg su un tiro deviato forse dal nostro fall. Siamo in campo da 37 secondi, quindi il parziale 1-1 di questa finale d'andata Coppa Piemonte. Per fortuna riesco a fare due parole con voi, quindi voglio ancora salutare la società Bayborg che ci ospita, saluto i tifosi, tutti la società, il capitano numero 10, saluto anche i tifosi qua alla mia sinistra, caldissimi e rumorosissimi, e naturalmente saluto anche i tifosi del Rebaudengo, i tifosi neutri, saluto ancora tutti gli amici che sono venuti qua, stiamo aspettando il numero di spettatori paganti abbonati, saluto come sempre Ciro Carta e Alba Miranda, una nostra nuova amica che ci segue con grande gioia sui canali YouTube, sui canali Facebook e Instagram, ancora in avanti, libera la difesa del Bayborg. Ancora Paunna prova a impensierire la difesa, ancora la palla conquistata da il numero 9, ecco adesso penso che sia Aline che apre sulla sinistra per Tajani, prova il lancio lungo, la riconquista la palla ancora Nizar che prova il lancio lungo su Paunna, netto fuori gioco, netto fuori gioco. Nel primo tempo un ammonito, io penso che era Amadou, adesso le squadre sono di nuovo qua sul manto in campo, in questo campo naturale, erba e terra, ma comunque non ci sono per il momento pozzanghere o altre cose strane, la palla ancora liberata a stento dalla difesa, va ancora a falla che ti spinge un po' di più in avanti, ancora per Paun, la palla esce, Nizar prova il tiro, il passaggio su Paun, ma la palla recusata dalla portiere del Bayborg, ancora Idris qua sulla fascia destra, è uscito appunto Perez, ricordiamo rientra da uno stop e quindi ovviamente non aveva i più minuti. Laterale battuto, Bayborg, maglia verde, Rebaudengo, mister Massimo Masinari, maglia blu, parziale 1-1. Siamo in attesa ancora del foglio della società Bayborg per gli spettatori paganti. Parte Giordano che apre sulla sinistra per Nizar, ben controllato, attenzione, ancora la palla sulla fascia sinistra, prova a passare penso Aline, Tajani, serve ancora Giordano si allarga, non trova nessuno, ancora Amadou, prova il tiro, apertura sulla sinistra per Tajani, lancio lungo, attenzione, si butta in avanti Nizar, esce il portiere, bravo il portiere del Bayborg, ecco il numero di spettatori paganti in questa sera, meno appena proprio il foglio in Bayborg, sono 54.000 spettatori, ma uno spettacolo ragazzi, mi avete fatto male non venire, 54.000 spettatori, c'era una coda pazzesca in tangenziale, c'era una coda veramente pazzesca al botteghino, c'era una coda pazzesca per questa serata di grande calcio qua a Borgaretto Benasco. Ancora il, attenzione, il Bayborg sulla fascia destra va a chiudere Federico Messa, i tifosi spingono la squadra del Bayborg, l'arbitro fa continuare, laterale per il Rebaudengo. Settimo minuto, ancora 1-1, questa gara di andata finale Coppa Piemonte tra i verdi del Bayborg e i blu del Rebaudengo, mister Massimo Masinari. E ricordo tra 15 giorni, esattamente il 28, nella gara di ritorno a Via Gottardo. Attenzione, falla, prova il tiro! Una puntonata che termina in fallo di fondo.
e quindi si partirà dal fallo di fondo. Voglio ricordare ancora i nostri social Facebook e Instagram, scrivete Rebaudengo prima squadra, prima e dopo i pasti, prima e dopo colazione, prima e dopo il lavoro. Se non volete dormire, non dormite, guardate i nostri social, guardate le nostre partite. Vi ricordo che provoca dipendenza il Rebaudengo, quindi sicuramente avrete poi voglia di vedere il Rebaudengo e tutto ciò che è Reba in continuazione. Aline, Aline prova il lancio lungo, su Paun, stoppa bene, fuori gioco. Condizione per il fuorigioco di Paun, molto dubbio, ma si va avanti. Come dico sempre, è difficile. Attenzione ancora il Eiborg, chiude bene la difesa del Rebaudengo, ancora il numero 3, lancio lungo. Fa attenzione! È un altro fallo sul nostro portiere che si è tuffato. 11esimo, si è ripreso il nostro Max Barbieri, un paio di minuti di pausa, ci siamo gustati il tifo del Eiborg. Nizar, fascia destra, parte un cross, su Paun, anzi su Giordano, lascia la palla a Tajani, parte un cross, libera ancora la difesa due volte, va di nuovo a Line, attenzione, passaggio sulla destra, attenzione ancora il Begoborg al limite dell'area. Si prepara il tiro, va a chiudere Amadou ed è bravo Amadou in seconda battuta, bravo, fallo, ammonito il giocatore del Bayboard. Parte Federico Messa, mister del Bayboard, si chiama Marocco, quindi lo voglio salutare anche io, i tifosi lo hanno nominato qualche istante fa, quindi lo voglio salutare anche io, mister Marocco, il mister del Bayboard, che lo rincontreremo tra 15 giorni a casa nostra con una gara di sport, bravo. Finale di ritorno, laterale per il Bayboard. Siamo adesso al 13esimo, ci sarà comunque da recuperare, siamo stati fermi un paio di minuti per il nostro Max Barbieri che per fortuna è tornato tra i pali. La palla ancora là, attenzione Federico Messa, tiro del giocatore del Bayboard che si tuffa, il nostro Max Barbieri. Questa sera non si va a dormire presto, c'è Bayboard Rebaudengo, finale Coppa Piemonte qua a Borgaretto Beinasco. Parte Paun, fascia sinistra, Paun 1 contro 1, ancora Paun, apre per Giordano, penso, dribbling, va, torna indietro, attenzione questi passaggi indietro, Tajani, palo da dietro. 14esimo, anche i bomboni qua a Borgaretto Beinasco questo fantastico giovedì sera, giovedì 14 marzo, 1-1, va Aline, libera la difesa, ancora Idris di testa, rovesciata di Amadou due volte, ancora la palla lunga, fuori gioco, ma molto dubbio dopo di gioco. Parte il Bayboard, fascia centrale, apertura sulla destra, palla sbaglia, attenzione, va a chiudere adesso, ancora la palla su. Ancora la palla lì, il numero 8 libera, palla alla viva al parroco, prova a partire Paun, ancora riconquista la palla, il laterale destro del Bayboard, chiuso da penso Giordano, laterale per il Bayboard. Punizione, 16esimo, sempre 1-1, la palla è presa adesso del Borgaretto, libera qualcuno del Rebaudengo, gioco pericoloso di Giordano, l'arbitro fa continuare, e ancora Tajani libera, la palla ancora su Amadou, lancio lungo su Paun, Paun, bravo, il portiere al limite dell'area, ci crede, recupera bene la palla, era ben lanciato il nostro Paun, oggi grande prova di Paun. Ancora la palla qua, ancora Aline, troppa sufficienza, attenzione, parte il giocatore del
Bravo, bravo, meno male che c'è fall che lancia sulla sinistra Giordano, però ancora interviene la difesa e parte la punizione per fall. Punizione per il fallo di fall. Rigore, attenzione. E la palla termina in calcio d'angolo. È stato di nuovo Federico Messa a buttarla in calcio d'angolo. La difesa è un po' ferma del rebounding. Mamma mia, grosso rischio, minuto 18, questa bella punizione con spizzicata. Calcio d'angolo dalla destra, fa un sinistro, vediamo un po' cosa succede. Tiro ancora deviato da, penso ancora per Amadou. Ancora Paone prova a disturbare, la palla ancora sulla fascia destra, sta spingendo veramente parecchio il Bayborg. Ancora la palla scivola in laterale. Ricordiamo che vige le regole del vecchio UEFA, cioè nel senso che gol in trasferta valgono doppio, quindi bisogna fare questo calcolo anche per la gara di ritorno. Punizione per il fallo del rebaudengo, 19esimo. Completamente scoperta la difesa, ecco, adesso si è arretrato anche fall. Parte la punizione, fuori gioco, dice il direttore di gara. Comunque la palla era uscita. Laterale battuto dal rebaudengo. Ancora la palla a centrocampo, recupera ancora il numero 11 che lancia in avanti, va a chiudere Messa, vado io, vai te, e vanno loro, tiro, e la palla esce, grande pericolo, 22esimo, vado io, vai te, e va il Bayborg che tira fuori. Messa a fondo campo del nostro Massimiliano Barbieri, ricordiamo secondo tempo, due tempi da 45 in questa gara di andata della Coppa Piemonte, 1-1 il parziale, ancora il Bayborg qua sulla fascia sinistra, parte il cross, no, arriva ancora la palla centralmente, ancora Messa che va a chiudere, interviene in doppia battuta anche Idris che apre su Nizar. Nizar oggi ha avuto pochi palloni, ancora la palla su Amadou che serve falla, falla sbaglia, recupera la palla ancora il Bayborg, non è facile. Ancora la palla sul Bayborg che conosce naturalmente il campo e tutti i punti del campo. Ancora la palla liberata dal Rebaudengo, ancora Tajani libera, ancora va a chiudere Giordano, la palla esce. Federico Messa in destro, la palla arriva in mezzo dell'aria, spizzica Nizza, la palla ancora lì, esce il portiere con una tranquillità totale. Si prepara al lancio. Ancora falla spizzica per Nizar. Nizar prova a lanciare Paun. Passa al centro. Nizar no! Peccato, Nizar aveva l'opportunità. Ancora la palla cruciata da Amadou che serve Giordano. Fascia sinistra. Giordano, tutto buono, no, la palla è uscita. Federico Messa libera, la palla ancora zona Nizar, eccolo lì Nizar, provò a partire ma è controllato, ancora Aline, Amadou, niente. Punizione per il fallo di, penso, Amadou a questo punto, va il numero 14 al lancio lungo. Ci pensa Reda col corpo a deviare la palla, un tiro abbastanza indisturbato dell'amico del Bayborg, si sta soffrendo veramente, campo grande, campo in erba, campo in terra, e quindi il Rebaudengo soffre un po' questa. Oh mamma mia, il capitano solo in area di rigore, la palla esce. 28esimo, lancio lungo, ancora qua sulla fascia sinistra, va a chiudere falla. Laterale per il Rebaudengo. Vediamo un pochettino, la palla adesso va a Idris. Idris, vai
giù, Rizar, scendi, non stare, di tu. Idris, lancio su. Amadou, ancora la palla liberata. Prova ancora Idris. Fallo. Forse di Idris. 29esima punizione, ci sarà da recuperare parecchio. Due o tre pause abbiamo. Hanno fermato il flusso della gara regolare, quindi ci sarà da recuperare sicuramente. Parte la punizione. Ancora una deviazione, la palla ancora lì, libera Tajani di testa, la palla sulla sinistra, una bella punizione. Io ci avrei scommesso che avrebbe fatto quel passaggio. Parte Paun, fascia sinistra, 1 contro 2, ancora Paun, fermato, ancora la palla su Irrebaudendo. Palla Amadou, lancio in avanti, non riesce a servire il nostro Paun, ancora Giordano che lotta, interviene ancora Aline, Aline centralmente, Aline apre per Paun, Paun tiro, la palla esce, bella l'azione di Paun, Aline. 32esimo nel periodo non collegato, è uscito Paun, stremato, è entrato Otman, eccolo qua con il numero 17, ancora la palla su Nizar, entra in area Nizar, ben chiuso da due ragazzi. Calcio d'angolo del Rebaudendo. Sì, sì, uno. Calcio d'angolo va Tajani, incontriamo l'area di rigore, attenzione. Ricordiamo si scivola dalla zona bandierine. Tajani col suo sinistro battuto, palla arriva in area di rigore, attenzione, mamma mia, ancora la palla sulla sinistra, quindi è uscito Paun, stremato il nostro bomber di giornata, è stato Otman punta per punta. 33esimo, secondo tempo, parziale 1-1 tra i verdi del Vejborg e i blu del Rebaudendo, mister Massimo Masinari, ma gara è sempre appesa a un filo, le due squadre stanno giocando bene, adesso magari un po' di stanchezza sta colpendo entrambe le squadre e quindi il mister Masinari sta facendo scaldare tutti i ragazzi. Ricordiamo in panchina abbiamo anche Faruku che rientra, abbiamo Mamma, abbiamo Omid. Quindi in panchina abbiamo col numero 12 Vainella, col numero 14 Faruku, col numero 15 Mamma, col numero 16 Omid e col numero 18 Nenè. Quindi ancora tanti ragazzi stanno scaldando tutti quanti a turno. Punizione 34esimo, ecco la punizione ben battuta, palla rimane a rigore, libera falla, può partire Giordano, la palla recuperata ancora dalla Vejborg, fascia destra, parte un bel cross, esce Barbieri con una tranquillità oltre i limiti. Ancora sportellata, prova ancora Nizar, Nizar, tiro dalla distanza, stoppa di Bagger del portiere del Vejborg. Una bella azione di Otman in collaborazione con Nizar, ma l'arbitro dà il fallo in attacco. Era stato lanciato dal nostro Idris che ha servito Nizar, Nizar ha servito Otman, ma niente da fare. Altro cambio nelle file del Vejborg nel periodo non collegato, parte la punizione per il fallo di Otman. Bello lo stop del laterale qua del Vejborg che apre a sinistra, ancora il numero 6 prova a partire. La palla è uscita, c'è anche il guardalinee del Vejborg, quindi bisogna crederci. Ancora Nizar, Nizar, fascia destra, uno contro tanti, ancora la palla su Amadou, Idris, sparacchia via, ancora Idris, prova a chiudere sul numero 19, parte il contropiede, ancora il numero 10, grande prova del capitano oggi, ragazzi, tanto di cappello al capitano, numero 10, grande prova. 37esimo, punizione va Alberto, Alberto, Federico Messa, l'emozione è fortissima oggi qua in
quelli di Borgaretto Beinasco. Attenzione, parecchio fermo a linea, ancora la palla fermata da Reda con la mano, cartellino giallo anche per Reda. Punizione, ha ammonito Reda per quel fallo di mano, quindi adesso tre persone, tre ragazzi nostri ammoniti, Amadou, Al e Reda. 38esimo. E la palla tenna a fondo campo. Aline, Aline, serve fall, fall alla palla numero 6, mannaggia questi errori, meno male che Idris in laterale. Allontana la palla Aline, viene avvertito che la prossima volta sarà cartellino giallo. Non facciamo questi errori, mamma mia, rischiamo i gialli per sciocchezze, l'arbitro farà recuperare tutti. Numero 11 da solo, passa al capitano, Tajani libera bene, meno male, ancora la palla conquistata però dal... noi abbiamo tante difficoltà su questo terreno, ancora la palla sul numero 11, apre sulla sinistra. Fallo, dice il direttore di gara. No, calcio d'angolo. 40esimo, sta finendo, calcio d'angolo dalla sinistra, dobbiamo tenere ancora, siamo in riserva secondo me. Parte il calcio d'angolo dalla destra, parte un destro, vediamo un po' come si svolge questa azione. Un bel calcio d'angolo, attenzione, pericolosissimi sono questi calci d'angolo. Ancora Otman prova, la palla termina in laterale. Pericolosi sti calci d'angolo degli amici del Bayborg. 14 marzo 2024, ragazzi, adrenalina pura stanotte, non si dorme nel bene e nel male. Cerchiamo di divertirci, cerchiamo di non farci male. Domenica campionato con gli amici delle Capri a casa loro. Laterale, 42esimo, ci sarà da recuperare parecchio, vedremo poi quanto farà recuperare il direttore di gara. Ancora Idris col corpo per chiudere falla, ancora Amadou libera su fallo di Nizar. Punizione, va di nuovo il numero 2. Poche azioni di gol del Re Baudengo questo secondo tempo. L'arbitro va a dire qualcosa in area di rigore a difensori attaccanti. Non si sono fermati caldi i tifosi del Bayborg per tutta la partita, arriva a palla, arriva di rigore, attenzione, va a disturbare Giordano, la palla ancora lì, entra nella rigore, spotterata di Giordano, punizione. Ammonito Giordano. Punizione, ammonito anche quindi Giordano per quella sportellata eccessiva con protesta. Attenzione che posizione particolarmente pericolosa. 43-43, tre in barriera, Barbieri sta piazzando la sua barriera. State fermi ragazzi, mi raccomando, non muovetevi. Gol. 45esimo, esce Nizza stremato. Vediamo chi è entrato. 2-1, quindi è stato capovolto. Si accendono gli ultimi fumogeni e arriva la nebbia. 2-1, quindi su punizione ha segnato il Bayborg. Stava facendo vedere il recupero ma non riusciamo a vederlo, quindi si va avanti.
2-1 quindi. Tiro senza velleità. Brava palla adesso il portiere di Bayborg. Va a chiudere Reda. Calcio d'angolo. 46-14. 2-1 per i verdi del Bayborg, che obiettivamente stanno meritando secondo me il vantaggio. Abbiamo fatto pochino in questo secondo tempo. Gol del 2-1 del numero 14. Adesso va a battere pure la bandierina. 46-35, dato il recupero, non l'abbiamo visto. Traiani libera. Hotman libera. È entrato Omid al 45esimo, uscito uno stremato Nizar. Ancora il capitano, l'arbitro fa continuare. Ancora la palla su Reda, che apre per Messa. Attenzione al terreno, ragazzi miei. Lancio lungo su Rotman, ma ancora Amadou che sbaglia e serve Idris. Quindi è risultato capovolto, gol al quinto di Paun, poi il pareggio e poi adesso il 2-1 al 44-45esimo. Parte ancora Tajani, fascia sinistra, lancio lungo su Hotman. Hotman, fallo di mano di Hotman. Punizione, 48-29. Parte il numero 2, la palla di andata di rigore. Pizzica ancora l'attaccante, libera ancora Reda in laterale. 2-1, ricordiamoci, gol in trasferta valgono doppio, però obiettivamente il secondo tempo non è stato all'altezza del Rebaudendo. Rimessa da fondo campo Aline, serve sulla sinistra Tajani, prova a partire Giordano o chi sia, ancora Tajani, palla in mezzo, ancora un po' debole forse quella palla, la palla ancora lunga, va ancora Federico Messa, apertura sempre su Aline, prova l'apertura qua su Idris, 49-45. Laterale per il Rebaudengo, da un minimo di reazione in questi ultimi minuti. Idris, nella di rigore, ancora Idris, parte un corso sinistro, spizzica qualcuno, niente, non riusciamo neanche a provare un tiro, ancora Messa libera. Niente. Non tiriamo neanche se viene giù un cataclisma. E dopo 51 minuti l'arbitro fischia la fine di questa gara di andata, finale 2-1 per il Bayborg, che obiettivamente ha meritato questa prima vittoria. Il primo tempo giocato bene dal Rebaudengo, un secondo tempo un po' difficile, dove è venuto fuori forse un po' tutto, la stanchezza e il campo pesante, e quindi finale del primo gara di andata Coppa Piemonte, Bayborg 2 Rebaudengo 1. In questo momento di silenzio saluto ancora tutti, saluto il grande pubblico, saluto i tifosi del Rebaudengo, i tifosi del Bayborg, i tifosi neutri, quelli che non amano le due squadre ma che vogliono divertirsi e che sicuramente si sono divertiti, quindi saluto tutto il pubblico. Ci sentiamo per la Coppa Piemonte tra 15 giorni, giovedì prossimo, giovedì 28, in via Gottardo 10. Marco vi auguro un bacione e vi auguro una buona serata.